Brutta bestiaccia, cosa stai facendo? Stai lavando la faccia? Brutta bestia, brutto cagnaccio della malura. Devi prima bagnare le ciambelle, le zambette e poi dopo ti lavi la faccia. Mannaggia, questo bel musino di cagnaccio cattivo. Allora, sul banco un bel 40 pollici. Telefungare, chiaramente un Vestel, perché ormai Telefungare ha chiuso la bancarella. Ormai i cinesi hanno comprato tutti, cioè in questo caso i turchi hanno. Però ho trovato anche Vestel marcato Agai. Allora, accendiamo il televisore, mettiamo la spina e vediamo il difetto. Ecco qua, inserito. Allora, accendiamo il televisore, mettiamo la spina e vediamo il difetto. Ecco qua, inserita. Perché è molto importante, quindi un prodotto scaduto, abbiamo sentito Non lo con so il se è la computer, trasmissione. facciamo attenzione. Se avete notato, delle strisce verticali, classiche strisce di pannello rotto difettoso. Praticamente conviene prima di andare. Il modello del televisore TE40282 S25TXH. Questo è un modello. Apriamo, vediamo un po'. Io questo qua sinceramente è un modello che non ho mai aperto. A parte sono solo le schede Vestel, però non ricordo di aver aperto qualcosa del genere. Vediamo un po' che tipo di retroilluminazione monte e vediamo se è un problema di retroilluminazione o altro. Tanto devo staccare una volta per le telecamere, una volta che devono comprare questi fari solari qua, energia solare con i pannelli fotovoltaici. È un manicomio, è un manicomio. Abbiamo appena provato il 500 watt questo qua, ma vi posso garantire che il wattaggio, brutta bestia, di questi fari è tutta una presa per il culo. Per quale motivo? Perché il 200 watt fa una bella luce, una luce forte. Si è acceso pure l'altro. E non è che fa la luce, questo è un 200, non è che il 500 fa il doppio della luce, ma fa un pochettino di più, questo è tutto. Quindi ho 200, 500, non dico 60, ma tra 100 e 200 e 500 posso garantirvi, grosso modo, come luce, stiamo là. Vabbè, ormai chissà che i watt ci vanno a nozze, pure sulle casse segnano 2000 watt su una cassa da 50 watt. Watt PMPO, un'unità di misura che non esiste, se l'hanno inventata loro. Ma come cazzo l'ha già studiato a fare? Lo devo togliere dal muro, questo mi ha visto l'ombra, se lo lontano vede la luce, se lo avvicino vede l'ombra e si accende. Quindi è già passato. Vai, mo. Torniamo al televisore e smontiamo e vediamo un attimino che cosa troviamo di bello all'interno. Se qualcuno interessa, il faro da 200 watt, completo di pannello, telecomando, staff, tutto ricaricabile, solare, dura 8-9 euro sempre acceso, costa 50 euro, questo qua da 200, eccolo qua. Questo qua invece è da 500, che è più grande, quanto costa? Qua costa 65 euro e 500 watt, ripeto. Per onestà vi dico che il 500 rispetto al 200 non fa più del doppio della luce, ma fa un poco in più. Quindi loro con i watt ci giocano. Ok? La telecamera invece quanto costa? Questa è 5 megapixel e costa 23 euro. Le inserzioni le troverete nel mio negozio eBay. Questo qua è all'interno del nostro Vestel 40 pollici, il classico televisore prodotto in Turchia, dove fanno un po' di tutto. Allora, è chiaro che è un problema di retroilluminazione, una retroilluminazione abbastanza semplice. Comincio già a staccare il cavo che va alle barre LED. Niente, dobbiamo solo aprire il pannello e vedere un po' un attimino che tipo di barre monti, sperando che tenga, perché se non li tenga, sul cazzo senza in qualche modo lo devo richiudere. Quindi cercherò di adattare delle barre, delle cose, sempre rispettando i parametri. Per arrivare ai LED, lo dico per chi non ne ha la più pallida idea, chiaramente si deve sempre avere una certa manualità, non vi avventurate a fare queste cose se non avete proprie esperienze. Togliete i due spinotti, uno delle casse, l'altro che va alla tastiera, in modo che possiamo liberare tutta la parte inferiore, cioè i supporti degli altoparlanti e la protezione per l'elettronica del pannello. Così possiamo cominciare a togliere tutta la baracca qua sotto. Ok, andiamo a liberare. Allora, sganciamo sempre la flat del pannello. Ecco qua, è lì. Vediamo di togliere pure il fermo qua. Il cordone di alimentazione, togliamolo perché per il momento non ci interessa, poi dopo vediamo.
abbiamo la tastierina, sta sorti di pulsantino qua, joystick, come lo vogliamo chiamare, che dopo ci permetterà di accendere il televisore. Buongiorno. Buongiorno. Ma mi capo a fare un video, ma mi sa che ci vuole una giornata, ogni 3 secondi entra qualcuno, chi con il telecomando, chi con altre cose. Allora, stavo dicendo, ho liberato la parte qua inferiore, quindi devo andare a sganciare l'elettronica e scollare questi nastrini di massa. Ok? Andiamoci. E dobbiamo aprire il pannello. Il lato inferiore, il lato sotto, qua ci sono questi ganci qua che tengono ferma la cornice, che potete solo tirare verso di voi e si sganciano. Ok? L'ultimo sta qua nell'angolo, sempre la parte più disgraziata. Mentre gli altri lati, anche quello con le mani va bene, non c'è bisogno della crocco. Se qualche punto difficile come qua, prendete la crocco. Ecco qua, quando è un punto complicato andate a sganciare con la crocco. A crocco. Questo è un termine che mi ha insegnato Elvezio Franco, la buon'anima, purtroppo non è più tra noi, un carissimo amico di Parma. Un cliente a comprare un tester ha detto: io lo voglio comprare il tester, però mi devi spiegare un attimo come funziona. Ah, faccio cazzo, ci voglio 10 anni per farti capire come funziona. Per evitare che la flat qua prenda qualche strappo, ho incollato un po' di scotch elettronico del pannello sul pannello stesso. Andiamo a alzare un attimino sperando. Andiamo piano piano, mettete sempre i guanti. Non fate come quel disgraziato di Casandrino, lui il cane. Ok, a posto. Pronto? Pronto? Stiamo contattando in merito alla nuova tariffa di 14 euro invece che tiene con te la progettività. In questo momento servizi con quale stiamo lavorando? No, sto con una tribù indiana a fianco, faccio il segnale di fumo per il momento, signorina, sto risparmiando. Ok, ciao. Questo modello qua monta 3 barre, 8 LED ogni barra 3 volte, quindi sono 72 volte in totale, visto che tutti i LED sono in serie. Quindi stesso alimentatore, stessa tensione, stesso assorbimento del 32 pollici. Ok, quindi adesso bisogna sostituire le barre. Vediamo un attimino se ho le barre in negozio, altrimenti devo vedere che cosa posso mettere a posto di queste qua. Per semplice curiosità voglio andare a testare con il tester cinese le barre. La prima accende, la seconda pure accende, la terza è difettosa, un led blu è l'ultimo a destra che non accende. Chiaramente gli altri accendono perché l'affaraccio qua non è totale di protezione, quindi i led li accendono lo stesso. Si poteva anche fare una prova per vedere se il pannello, invece di prendere il faro, di accendere da dietro la rete, pure con questo qua per capire se il pannello è buono, comunque è buono il pannello, sono ottimista come al solito. 8 e 90 70, vabbè, posto così. Ciao, arrivederci. Ecco qua, tra tutte le mie barre nuove che ho in vendita, vi posso garantire che sono centinaia, non ho trovato questo modello, questo kit qua. E quasi quasi avevo optato per fare la modifica con i LED di SM, visto che il vassoio è abbastanza profondo, quindi va bene per la diffusione della luce, avevo optato di fare la solita modifica con i miei LED in SMD. Mentre stavo per prendere le barre è arrivato lo spedizioniere GLS e manca a fare apposta che mi ha portato, non mi ha portato il kit questo qua, no, però se non sbaglio io avevo ordinato proprio delle barre Samsung 8 LED per ogni barra 3 volte, kit da 3. Vediamo un attimino se sono arrivate, se le possiamo adattare. Apriamo e vediamo un attimino se troviamo le barre che vanno bene. Ecco qua, secondo me queste qua sono le Akai, solite Akai. Eccole qua, Samsung V40. Queste qua, se non sbaglio, sono 8 più 8, 3 barre più 8, un kit 3 barre. Vediamo un attimino. Queste qua sono per un 40 pollici Samsung 8 più 8 più 8, più o meno ci siamo. Chiaramente bisogna modificare i fori del pannello riflettente, del foglio riflettente. Vabbè, mettiamo queste qua, in maniera ottima, altrimenti non posso rispettare il numero di LED, la tensione di alimentazione.
Mo vi faccio vedere una cosa. Innanzitutto andiamo a centrare la barra sul vassoio. Come vediamo, io vado a finire con il connettore sopra i contatti, quindi andranno in corto, anche se voglio, chiaramente il connettore qua non corrisponde. Se lo voglio mettere più avanti, in questo modo qua, chiaramente cosa succede? Che la barra è troppo a sinistra, quindi addirittura urta vicino al bordo qua, quindi bisogna centrare la barra, quindi chiaramente poi dopo andando, come già ho detto, va sopra, va in corto. Sotto non posso andare perché ci sta l'affare di plastica, poi il connettore per il telaio Samsung, quindi la distanza giusta sarebbe questo qua. Qual è la soluzione? Poi vi faccio vedere io qual è la soluzione per tenerla così. Ecco qua, basta togliere l'affarino di plastica qua, che non è altro che il connettore che dei contatti alla barra di... Allora, come si toglie l'affarino qua? Molto semplice, prendo la mia fiammella, il mio cannellino originale cinese, riscaldo il lato opposto, do una bottarella e il connettore sta ancora qua, quindi devo ripetere l'operazione. Riscaldo, ecco qua, il connettore è scomparso. A questo punto io posso andare anche sotto il contatto originale senza compromettere niente. Ecco qua, è una barra perfettamente centrata nel vassoio. Ma boh, stessa distanza di destra e sinistra. Quindi non dovrò fare altro a questo punto di andare a fare i contatti. Fortunatamente mi trovo con il positivo sopra e il negativo sotto, quindi mi trovo pure con il positivo, con il positivo e il negativo. Deve solo ponticellare qua, così anche per le altre due parti. Qua si può definire un pezzotto al contrario. Perché al contrario, al rovescio? Invece di mettere le barre più economiche, ho messo le barre più costose. Barre per telaio Samsung, sicuramente più costose delle veste, più buone, però purtroppo sono le uniche che in questo momento posso adattare su questo vassoio. Perché come già ho detto in passato, a me non piace, potevo anche ordinarlo, ma come faccio? Non posso lasciare delle sur aperte, cioè il pannello in giro non deve stare. Non si può tantomeno richiudere rischiando due volte di rompere il pannello. Quindi in un modo o nell'altro, in un modo o nell'altro devo risolvere. Mentre la cosa importante è quella di rispettare sempre il numero di LED, tensione di alimentazione, voltaggio di LED. Lilli, che cacchio d'affare? Che è successo? Brutta bestia! Chi ti fa innervosire? Chi ti fa innervosire? Cazzo, ha ragione, c'è una macchina che cammina da sola, in mezzo alla senza autista. Dillo, ma come cazzo hai fatto per questa macchina? Una macchina senza autista, che è ancora in mezzo alla strada, si è fermato l'autista, andiamo a vedere un po' chi è il proprietario. Lilli, tu aspetta. A posto, fatto le connessioni, messo le barre alle rispettive distanze, alle relative distanze di nostro. Qua fuori si sta scatenando l'inverno. Demorale, speriamo che la burca. Qua fuori la situazione è tragica, si è scatenato il diluvio universale, queste due auto mi faranno da riga perché per chi non lo sapesse qua prima o poi si allagherà. Mentre aspetto l'allagamento e poi devo mettere il bocca a porta come al solito, andiamo a testare le barre Samsung sul telaio Vestel. L'ho acceso, stavolta lo scoppio non ce l'ho, mi preoccupare. Ecco qua, retroilluminazione accesa. Rimettiamo il pannello riflettente e vediamo un po' la situazione. Vedete la situazione fuori, ha fatto un fulmine, come minimo avrà fatto fuori mezzo peso di televisore. Mamma mia, che è successo qua? Ecco qua, il livello ha quasi superato il limite di sicurezza. E quello là. La situazione è quella che è, mi conviene chiudere il bocca a porto e correre ai ripari. Quindi vi faccio vedere la doppia funzione dei cuscini salsicciotti qua. Questi non solo servono a proteggere i televisori dai graffi, ma a proteggere tutto il laboratorio dall'allagamento. Qua mettiamo qualche altra cosa, tutto fa brodo. Togliamo la sicurezza, poi se continua a salire il livello mettiamo anche il pannello del 40 pollici, che mi fa?
Guarda, la videosorveglianza, possiamo vedere il Titanic in diretta e anche che il livello sta superando i marciapiedi, quindi si sta avvicinando man mano alla mia porta. No, vabbè, quelle Veramente? in 24 ore consegna GLS, vi Sì, ma ringrazio. io l'ho telefonato perché praticamente mi sono trovato veramente bene. Tutto qui. Ok, Quindi la ringrazio, Luca. un prodotto eccezionale, ne venda tanti se li acquistano perché veramente è fantastico, Sì, eh. è Perché un il bel prezzo che dà è prodotto, sì. fantastico. La ringrazio allora, Va la bene. ringrazio. Ok. Grazie, arrivederci, buon lavoro di nuovo, grazie. Grazie a voi, arrivederci, buone cose, grazie. La retroilluminazione si prova senza il pannello LCD per vedere se ci sono zone d'ombra. Non con il pannello non si riesce a capire, così si capisce. Va bene. Sarola. Allora che stiamo stucazzi là. Di camion ha fatto alzare il livello e poi mi sono lagato un pochettino, eh? Porca puttana, sono bagnato di faretta. Guaiù, vi faccio risparmiare, fate gli ordini. A posto, il televisore è ripreso a funzionare regolarmente, non ci sono zone d'ombra, l'immagine è perfetta. Allora, io voglio dire una cosa, questa ripresa qua la sto facendo con il telefono perché la macchina fotografica, la fotocamera della Sony si è rotta giusto un anno dopo che l'ho acquistata. Dovete sapere che l'ho acquistata giusto il 5 di novembre del 2021. Ok? 4 di novembre 2022, cioè ieri alle 5 del pomeriggio, quando chiude il centro Sony per chiamare e chiedere informazioni, si rompe. Oggi è sabato 5, domani è domenica, buonanotte su una tua, cioè praticamente c'è il rischio che non è più in garanzia, perché dovete sapere che se fate fatturare un prodotto, la garanzia non è più di un anno, di 2 anni, ma è di un anno. Quindi 5 novembre 2021, si è rotto 4 novembre 2022. Quello che succede a me non succede a nessuno. Ero più contento, ciao, che si rompe, si è brutta domani. Vanille, vanille. Sto facendo delle prove, delle riprese video. Che dici, tutto bene? Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Ci sentiamo prossimamente. Vediamo settimana prossima di fare qualche altro video. Buon weekend, tante belle cose. Sto vedendo un po' questa macchinetta come. Ah, macchinetta, questo il telefono qua, come riprende. La buona anima sta qua. Se va, se no va, sono affanculo, va già. Signori, buon weekend, ciao.